Pronti. Siccome ce l'avamo lasciati con la conferenza stampa durante, prima di molti chiavi, sì, che l'obiettivo era quello di fare un passo in avanti per, sì, la nostra identità difensiva, sì, più del risultato, l'obiettivo della, per cui ha lavorato invece in settimana qual è? Beh, l'obiettivo per il quale abbiamo lavorato in settimana è, diciamo, il fatto che sappiamo perfettamente che la nostra promozione passa attraverso qualche vittoria in trasferta, e sappiamo anche altrettanto bene che nei playoff una sorpresa spiacevole ci può sempre essere, quindi non possiamo dare per scontato che vinceremo tutte le partite in casa. A maggior ragione, diciamo, la solidità in trasferta che questa squadra ha avuto relativamente, nel senso una squadra che si presenta in playoff con un poco più del 50% di vittorie, che se perdessimo a Milano sarebbe del 50% di vittorie, non ha delle grandi sicurezze alle proprie spalle. Quindi io credo che il senso di questa trasferta contro una squadra che è la miglior difesa del campionato, che tiene gli avversari a credo 64 punti e mezzo per partita, e che in casa ha fatto credo 13 su 15, perdendo solo con Cento e con Udine, e forse con Arzinuovi, e battendo Montichiari sia in casa che in trasferta, è una bella prova per verificare ulteriormente, diciamo così, di poter cominciare i playoff con delle consapevolezze che non sono mai certezze, perché tu sei meglio di me, che nello sport in genere e in questo sport in particolare, dove si può perdere anche per un tiro a metà campo l'ultimo secondo, di certezze ce ne sono poco, però consapevolezze invece ce ne possono essere, e quindi una buona prestazione magari coronata da una vittoria a Milano su un campo che tutte le altre squadre di questa Lega hanno sofferto molto, sarebbe un ulteriore viatico per avvicinarsi ai playoff in maniera più strutturata, diciamo. Questo è il senso che io do alla partita. In una situazione, tra l'altro, fatemelo dire, dove non c'è Mancini, che io mi auguro recuperi, ma che la cui situazione in questo momento non è assolutamente buona. Mancini viene sostituito da Giovanni Lenti, un altro prodotto del nostro settore giovanile, e con Jacopo Valentini abbiamo deciso assieme, io e lui, di tenerlo fuori questa settimana e di lavorare. Domani mattina lui viene ovviamente con noi, perché successe qualcosa di notte, oppure uno scivola in bagno nell'autogrill prima della partita, dovevano sempre averne uno in più. Ma io vengo qua domani con Giovanni con Jacopo alle 11, io e Raul, il preparatore, facciamo un'ora di lavoro fisico, un'ora di lavoro tecnico, perché è chiaro che dopo una settimana di sosta e dopo due partite nelle ultime tre, nelle quali dopo il primo ingresso e uscita lui non ha potuto più rientrare, dobbiamo verificare le sue condizioni sul lungo periodo, perché non possiamo pensare di avere, da una parte, di avere un giocatore importante nella nostra rotazione che non ci dà delle garanzie, e d'altra parte vogliamo anche verificare che Giovanni Lenti, come cambio di anelli, ci possa dare una mano. Quindi questa è la struttura con la quale andiamo domani a giocare la partita. Mancini c'è la schiena? Sì. Pensi che il motivo per cui sei arrivato sia più tecnico o più mentale? Io? Sì. Perché già hai descritto una squadra che giustamente ha poco più del 50% di vittorie in trasferta. In casa ha avuto qualche battuta d'arresto, e poi però ha battuto due volte di Cento, e tra cui all'andata ai minimi termini, cioè ci sono una serie di elementi che, presi singolarmente, non aiutano a capire effettivamente dove la squadra abbia avuto. Guarda, onestamente, qual è l'ostacolo che la squadra deve superare? Ma io, allora, premettiamo una cosa, io non mi sono chiesto per quale motivo sono venuto al posto di Claudio Vandoni, che quando se n'è andato era terzo, di conseguenza non si può dire che avesse fatto un lavoro negativo in assoluto, stante anche il livello del campionato. Dopodiché sappiamo anche che si può essere esonerati dopo un derby vinto, o si può essere esonerati dopo aver vinto la Coppa Italia ed essere arrivati primi in stagione regolare, quindi alla nostra età, l'età mia, di Vandoni, di chiunque altro faccia questo mestiere, non ci si deve più sorprendere di nulla, insomma, e nemmeno offendere, più tanto un mestiere soggetto a tante variabili. Io credo che in qualche maniera la
la cosa che abbia forse inquietato chi ha speso dei soldi per questa società è stato un rendimento forse un po' ondivago, sia negli alti che nei bassi, no? E in questo senso, rispetto alla domanda che mi fai tu, io credo che aspetto mentale e aspetto tecnico siano molto connessi, nel senso che se non ci sono convinzioni radicate rispetto, ho usato questa immagine il sabato scorso, l'ho usata con i giocatori e continuo a usarla, cioè il problema non è essere tutti contenti quando si vince, il problema è sapere cosa fare quando le cose vanno male. In questo contesto io credo che se citavamo dei dati anche numerici la settimana scorsa che ci siamo incontrati, passare da 70 punti subiti a 62 è una bella roba, insomma, nel senso, e anche ho fatto vedere ai giocatori in una delle riunioni che abbiamo fatto questa settimana la progressione dei punti subiti quarto per quarto nella partita contro Montichiari, in cui eravamo 16-2 dopo 5 minuti. All'inizio del secondo quarto eravamo 22-8, con già la difficoltà tecnica che quella partita ci presentava, perché Montichiari è una squadra eccellente. In più, come al solito, il fatto di essere in casa davanti a tanta gente e essere in quella situazione là. Noi nel terzo quarto abbiamo fatto segnare a Montichiari 13 punti e nel quarto quarto ne hanno segnati 12. Che vuol dire che ne ha segnati 46 nel primo tempo e 25 nel secondo. Allora, quando tu hai questa fiducia nel tuo lavoro e nelle maniglie che ti sei costruito, nella solidità delle maniglie in cui ti sei costruito, puoi vivere un 16-2 e un 22-8 con meno ansia di una squadra che ha meno appigli, capisci? Su questo abbiamo lavorato, su dare solidità a delle maniglie alle quali appenderci quando il mare è in tempesta, perché tutti ci auguriamo, io no, perché come ho detto ai giocatori, essendo ormai prossimo al 53esimo compleanno, il mio desiderio ultimo è quello di vivere una permanente finale di Eurolega avanti di uno, sotto di uno, questo è il sogno, diciamo, col quale vorrei un giorno andarmene, però è chiaro che molti di noi, dirigenti, pubblico, la progressione ideale di un pubblico affezionato sarebbe più 5 dopo un minuto, più 10 dopo 5, più 20 alla fine del primo quarto, più 30 nel secondo quarto e poi show time. In realtà non sarà mai così. E più gli obiettivi si alzano e più i risultati diventano importanti, più invece io entrerò nel mio sogno finale, cioè più 1 meno 1 in una finale di Eurolega, dove se perdi ti aspettano i tifosi del Panathinaikos per farti un culo grande come a casa. No? Quindi noi dobbiamo prepararci a questa roba qua, e in questa roba qua, in questo mare in tempesta, se non hai appunto delle maniglie solide, perché puoi avere le maniglie, ma se la vite non è girata bene, tu ti appendi e la maniglia salta. Allora in questo contesto io credo che abbiamo lavorato soprattutto su questo. Di meno, mi spiego, Lamma, Carraretto, Sorrentino pesa di più che ne so, Candi e Montano. Ma no, io credo che, diciamo, è chiaro che la leggerezza con la quale, non è leggerezza, ma l'entusiasmo e l'energia con il quale Candi e Montano stanno affrontando questa esperienza è significativa. Allo stesso tempo i veterani che tu hai citato sono veterani che non si sbandano. Nel senso, io Marco Carraretto lo conosco una vita e so che lui non è uno che si sbanda, non avrebbe svolto un ruolo importante in una squadra che ha vinto 8 scudetti se fosse stato uno che si sbandava. Però è chiaro che vestire questa maglia e giocare in questa arena rappresenta di per sé un grande orgoglio e un grande onore da una parte, ma allo stesso tempo una piccola zavorra dall'altra. Ormai non è un caso che nel primo quarto tutti contro di noi, sia in casa che in trasferta, segnino robe che non hanno mai segnato nella loro vita. Cioè Bonfiglio nel report pre-gara era presentato come un non tiratore.
E quando noi siamo arrivati 16-2, io nel time out ho detto ai ragazzi, guardate che non siamo 16-2, siamo 10-2. Perché il tiro di Bonfiglio da 9 metri e mezzo con Sorrentino così, e il tiro di Giacomo Genovese dall'angolo al 20, mentre suonava la sirena del 24 secondo, non sono tiri che loro segneranno tutta la partita. Quindi il distacco non è di 14, ma è di 8. E su questo tipo di certezze, lavorando, io uso spesso con loro la metafora di come si abbatte una quercia, no? Una quercia non si abbatte con una tramvata della un colpo solo, questo si abbatte un colpo, a un certo punto vai così e fai così, tac. Gli ultimi due tiri che Montichiari ha sbagliato dopo una partita di grandissimo livello, li ha sbagliati per asfissia. E noi a quello dobbiamo puntare, l'asfissia, perché dal punto di vista, cioè se noi facciamo partite dove lasciamo giocare gli altri, siamo come gli altri, forse anche un po' peggio. E invece abbiamo, grazie al lavoro fatto dalla società nel costruire questa squadra e nel rinforzarla durante in corsa, diciamo così, abbiamo un roster dove l'assenza di Mancini, che al di là delle ironie di qualche poco spiritoso era un giocatore importante nella mia rotazione ideale, abbiamo una società nella quale abbiamo Giovanni Lenti, che è un combattentone di Livorno di 18 anni, che può darci una mano. Quindi a questo ci stiamo preparando, insomma, non alla cavalcata, ci stiamo preparando a una sofferenza tremenda, che speriamo di, a una sofferenza bella però, una sofferenza piacevole da vivere, perché questo è il senso ultimo del nostro mestiere, no? Cioè, l'agonismo, vincere tutte le partite 40 è noioso, per chi di mestiere fa l'agonista. Molto pericoloso, assolutamente fuorviante, ma poi assolutamente irrealistico, nel senso che ti immagini tu, se io penso, cioè metterei la firma per arrivare in Serie A 2 vincendo tutte le partite di un punto con un tiro all'ultimo secondo. Alla fine quello che conta è dove riusciremo, fino a dove riusciremo ad andare avanti con questo tipo di identità qua. Io mi auguro che sul lungo periodo questa cosa possa premiare. Perderesti la maggior parte dei tifosi. Cos'è? Tutte coronate. E lo so, ma d'altra parte io non ho mai visto nessuno vincere facilmente. Non ho mai visto vittorie facili, mai, mai, in nessuno sport. Anche, non so, il recente 6-7-0 della Germania contro il Brasile sembrava una passeggiata, però in realtà bisogna metterle 4 gol al Brasile in più di 5 minuti. Quindi non ho mai visto niente di facile e soprattutto non mi sono mai augurato niente di facile. Sì, sì, perché poi dopo nella nostra mentalità di italiani distorti rispetto alla valutazione dello sport, dove ne parlavamo qualche sera fa con un collega del calcio, ormai una volta si discuteva delle sconfitte e le vittorie erano comunque vittorie, adesso si è cominciato in questa perversione che riguarda lo giornalismo sportivo italiano, che è devastante e clamorosamente diseducativa, si è cominciato anche a discutere della qualità delle vittorie, che allora fa di questo nostro mestiere un mestiere assolutamente aleatorio, perché se il primo che capita può scrivere da qualche parte, sì, ma la vittoria, però il gioco, la qualità, allora tu capisci che è uno dei motivi per i quali, come dico spesso al mio amico Massimo Selle, non leggo niente, in modo tale che non mi incazzo per cose che non servono. Ci sono altre domande? Stai facendo dei carichi diversi? No, diciamo, faremo un piccolo aggiustamento la settimana prossima. Se avessimo dovuto lavorare la settimana per preparare una partita, avremmo lavorato in un certo modo. Il fatto che lavoreremo con una settimana, noi adesso la settimana prossima ricominciamo, facciamo una settimana normale che finisce sabato mattina e poi sabato pomeriggio, domenica e lunedì, giocatori hanno libero. E poi ricominciamo il martedì, la settimana dei playoff, che tra l'altro sarà un po' complicata perché abbiamo i bambini che vanno a fare l'interzona. Sì. Ma guarda, io ti dico questo. È molto peggio, adesso devo mandare a quel paese, è molto peggio se dovessero qualificarsi, perché dopo cambiano tutta la forma dei playoff e diventa ancora più. Ma io ti dico questo, a Trieste, dove tu sai ho avuto un ruolo piuttosto importante,
noi costruimmo, reclutando in tutta la provincia, una squadra del 93 che poteva ambire ad arrivare nei primi quattro posti, ai quali dovemmo rinunciare perché il nostro playmaker della squadra juniores era playmaker titolare della Serie A, cioè già Michele Zerni e Totti. E quindi si dovette fare scontentare un allenatore per farne contento un altro e fare una scelta dolorosissima. Avevamo investito sul risultato della prima squadra e su un cammino delle giovanili che gli consentisse di misurarsi sempre più ad alto livello. Abbiamo dovuto dire a Michele: non vai a fare il finale di juniores, vai a giocare con la prima squadra. Io ho sempre pensato che l'organizzazione degli eventi non fosse forse proprio lucidissima. D'altra parte so anche che i giorni all'anno sono 365, che i campionati finiscono per sapere tutti in questo periodo qua, e quindi comprendo anche la difficoltà della federazione di organizzare dei calendari che siano funzionali, perché sennò tutte le finali giovanili o anche le semifinali giovanili, cioè interzona, dovrebbero essere organizzate a campionati seniores conclusi. Però poi c'è l'attività delle nazionali giovanili, e se le nazionali giovanili, poi ci sono gli esami di maturità per quelli più grandi, quindi oggettivamente anche la federazione ha delle difficoltà quasi insormontabili nell'organizzare un'attività che abbia un senso. Rimane il fatto che io avrei sofferto, diciamo, questa è una cosa che io sono contento, perché Giovanni e Leonardo sono ancora dei ragazzi che devono togliersi delle soddisfazioni anche con le giovanili. Avrei opposto un po' più di resistenza se Andrea Iannilli a 30 anni avesse dovuto andare a fare qualche altro allenamento di 3 contro 3 per andare a Baku. Allora là, onestamente, avrei avuto qualche obiezione da muovere, ma siccome no, questo non succede, io mi taccio. Domenica, oltre a Giovanni e Leonardo, ci sarà qualche altro giovane? Eh no, ci sono questi due qua, più 8 signore, sono fuori Valentini e Mancini. Con Valentini che si allena con me la mattina di domani mattina, con me e con Raul, il preparatore atletico, e che poi monta sul pullman, ci fosse appunto una scivolata nel bagno dell'autogrill, abbiamo uno pronto a sostituire. Speriamo, se li fai reggere fino a Torino Piacenza dopo non